Buonasera a tutti amici ataristi atarari e benvenuti a questo mio video gameplay. Oggi facciamo questo gioco qua che è Keystone Capers. Questo è un gioco, voi impersonate il poliziotto e dovete catturare un evaso che si è nascosto in questo supermercato e tenta di arrivare su per i tetti. Allora, partiamo, iniziamo così mentre poi si gioca. Allora, voi siete quel puntolino nero, mentre il ladro è il puntolino l'evaso, scusate, è il puntolino bianco, voi dovete rincorrere. Qui avete, per salire c'è l'ascensore oppure le scale mobili. Io adesso vado a prendere le scale mobili perché con l'ascensore non ce la farei a prenderlo in tempo. Allora, qui. Qui, come vedete in alto, c'è quel conto alla rovescia. Allora, i numeri bianchi sono il punteggio, il conto alla rovescia, appunto il tempo. Quando scade il tempo, voi perdete una vita. Oppure perdete una vita quando il ladro riesce a fuggire dal tetto. Oppure perdete una vita quando vi colpisce l'aeroplanino, che l'aeroplanino adesso in questo schema qui non c'è, però c'è. E niente, quando prende, tranne l'aeroplanino che vi uccide, tutti gli altri, come questa palla, come il carrello della spesa, come altri ostacoli, vi tolgono secondi. Quindi vabbè, anche quello contribuisce a farvi perdere la vita, però è una cosa più limitata. E anche questo, se lo colpisco, questi soldi si prendono. Per ora è abbastanza semplice, poi si complicherà un po' perché ci saranno nuovi, più si va avanti. La struttura ambientale più o meno è la stessa. Eccoci, siamo quasi arrivati, adesso lo prendiamo e andiamo al successivo. E ora qui c'è anche il carrello. Ecco, forse ora ce la faccio a prendere l'ascensore, perché l'ascensore, vedete, forse facciamo una corsa, no, forse no, non ce la faccio. No, niente, è andata su, quindi facciamo la strada delle scale mobili che si fa prima. Ah, vedi, l'ho preso e ho preso una botta di temporale, cioè il tempo mi si è. Prossima, qui ci dovrebbero essere anche gli aeroplanini. Quindi bisogna stare attento perché quando un aeroplanino arriva a fondo a destra, vi rispunta dall'altro lato all'istante, quindi bisogna stare pronti ad accucciarsi subito. Vedete? Qui c'è una cosa che ancora non ho capito. Se, ma vaffanculo, se io prendo l'ascensore e faccio e diciamo così, il ladro scappa, torna indietro, vai, corri, 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 manca poco. Il ladro riesce, se a quanto pare durante una partita mi sembra di essermi accorto, poi magari mi sbaglio, di essermi accorto che il ladro vuole scendere le scale mobili, mentre io no, perché le scale mobili, come vedete, vanno su e basta. Oh, no, fanculo. Ho sbagliato, ho fatto una cavolata. Guardate, ora il ladro torna indietro, guardate, vedete? È tornato indietro. È tornato indietro.
E ora io vedo lo chiappo perché se no lui mi sembra di aver visto di anzi durante un'altra partita che lui riesce a fare le scale mobili all'indietro, che riesce ad andare giù. Mi sembra una cosa impossibile. Però io questa cosa qui non l'ho visto farlo, ma l'ho visto dalla mappa in fondo. E io invece non so come fare, probabilmente non lo posso nemmeno fare. Aia. Aia, ho picchiato la capoccia. No, allora, sempre che corri, 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 ora si va su. Eccolo, eccolo il ladro, eccolo, 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 eccolo. Vai! Oh, allora. Quanto manca? 17 secondi, sì, ci si fa bene. Ma vaffanculo. Madonna buo. No, aspetta un po'. Ah, si c'è qua l'ascensore, sembrava che ci fosse. Ma ho dormito troppo, mi sa che un... no, sono morto. Sono morto perché appunto l'aeroplanino quando ti prende te fa fuori. Cerchiamo di concentrarci ci di più. Eccolo, tornato indietro. Figlio di Dio, forza. No! Eccolo, chiappiamolo! Non è che aumenti poi di tantissimo la difficoltà per ora. No! Fanculo, non ho fatto tempo a dirlo. Madonna, ho risbagliato un'altra volta. Allora. No, ma perché mi sono alzato troppo presto? Cioè, perché mi sono alzato troppo presto? Niente, finito. Bene, è un pochino monotono, non è che sia quel gran gioco, però insomma, la partitina ci si fa sempre volentieri. Bene, un saluto a tutti e grazie di nuovo per avermi seguito. Ciao a tutti!